Due macchine, di cui una sicuramente rubata un paio di giorni prima nel territorio clodiense, quelle di cui si è servita la banda per la spaccata di questa notte all'Eurodespar in Viale Mediterraneo. È accaduto all'1:30 di questa notte, la banda si è servita del tubo antincendio, hanno provato a trascinare la cassaforte ma non sono riusciti nell'intento, abbandonando il tutto al sopraggiungere della Polizia di Stato. Al primo piano dell'edificio in cui è situato il supermercato si è sentito tutto il trambusto e i vicini sono scesi per vedere cosa fosse mai successo. Poco dopo è sceso anche il direttore del supermercato, il quale ha sostenuto che la cassaforte non contenesse denaro. Questa mattina la polizia è ripassata per verificare il tutto e fare ulteriori rilievi. La sicurezza della città sembrava ingamminata da questi reati che raramente abbiamo visto esercitare nel territorio. Non finiremo mai di dirlo, il territorio va presidiato, le divise si devono vedere, chi pensa di delinquere deve dubitare di riuscire nell'intento, ma il sottorganico mette il territorio in una situazione di debolezza, dando l'impressione di essere inerme e con le armi spuntate contro i malintenzionati. Grazie.